Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda Shein o Shane, come volete voi. Ho fatto due acquisti, due ordini e ve li ho messi tutti insieme così per farvi un video più, diciamo, particolare. Allora, vi faccio vedere soltanto le due cose che io ho acquistato. Ho anche preso qualcosa a mio figlio e una sua amica, però ovviamente a noi non ci interessa. Quindi vi faccio vedere cosa ho acquistato io. Per quanto riguarda l'abbigliamento, sono arrivati in pacchettini, ovviamente il pacchetto è arrivato così in questa maniera, quindi in questo sacchettino qua, e poi ogni capo, diciamo, era messo in questi singoli sacchetti che potete riutilizzare. La prima cosa che ho preso è una blusa bordeaux, così, e mi piace tantissimo il colletto perché ho un vestitino proprio con questo tipo di colletto, mi piace molto. Io di tutti e due i capi ho preso la XL, mi va bene sia per quanto riguarda le spalle perché ho abbastanza le spalle larghe, e sia per quanto riguarda, diciamo, il seno. Mi piace come blusa, è molto molto bella, cade ovviamente dritta. Così, e ha la particolarità nelle maniche che ha questo effetto tipo palloncino. Quindi, se avete delle braccia un po' cicciottelle, non ci fate caso perché qui viene direttamente nascosto e quindi è un'ottima cosa. Poi, per quanto riguarda nella parte dietro, c'è un bottoncino qui ed è semplicissima. Una blusa semplice, a me piace tantissimo, l'ho indossata. Cioè l'ho provata, scusate, perché ancora non l'ho lavata. L'ho provata, mi è piaciuta e quindi la posso lavare tranquillamente. L'altro capo che vi faccio vedere è sempre imbustato in questa maniera e siccome mia sorella è in fissa con le piume, ho deciso di prendermi una camicia anch'io con le piume. Ho preso questa camicia ho preso questa camicia semplicissima. Ed è bianca, vedete, bianca con il colletto normale, molto molto semplice, cade ovviamente abbastanza lunga che la potete mettere anche dentro i pantaloni. La particolarità sta nella manica, come vedete è piena piena di piume. Questa ovviamente anche questa la devo lavare. La cosa che mi piace è il fatto che ha l'elastico qui nel polsino e fa quell'effetto bomba alla fine, proprio quell'effetto lanterna che mi piace tantissimo. È un po' trasparente, quindi si vedranno tipo il tatuaggio che ho nel braccio ed è una cosa che mi piace. Quindi adesso la vado a lavare, così poi la posso indossare, credo, per la cresima di mio nipote, non lo so. Poi vedrò, e in caso se metterò dopo questo video vi metto la foto se riesco a indossarla. E questo è per quanto riguarda abbigliamento. Poi ho preso svariate cose, sia per quanto riguarda la cucina, sia per quanto riguarda Chloe, e quindi vi faccio vedere un po' tutto. Per quanto riguarda la cucina, ho preso questa carta forno per quanto riguarda la friggitrice d'aria. Io la sto utilizzando sempre perché ci faccio di tutto, le cotolette, le patatine, anche le verdure per quanto mi riguarda. E ve ne faccio vedere una simbolicamente, ovviamente. È fatta così, nella stessa dimensione proprio della mia friggitrice, ed è fatta tutta zigrinata così da posizionarsi all'interno. È ottima. Io avevo visto anche quella con i buchi, però prendendola con i buchi. Se io gli metto l'aroma e tutto cade, quindi è come se non, cioè, se non la mettessi, quindi ho preferito acquistare questa. Questa non mi ricordo quanti pezzi erano, non so se c'è scritto qui. No, qui non c'è scritto. Poi facciamo così, nell'info box vi metterò tutti i prodotti che vi sto facendo vedere con i prezzi e quindi state ben sicure di prendere lo stesso prodotto. Oltretutto, vi voglio far notare, chi non lo sa ovviamente, chi non acquista da Shein, che se acquistate da Shein e fate le vostre recensioni vi daranno dei punti che potete poi farli diventare in soldi e scalare quando fate, diciamo, un conto. Io ho fatto così la prima volta e avevo fatto un acquisto tipo di
70 euro, una cosa del genere, poi con tutti i punti e poi ho messo il codice di una youtuber e mi ha scalato il tutto, ho pagato nemmeno 35 euro, quindi ottima come cosa. Poi un'altra cosa che ho preso, questa è per la postazione ma ne prenderò altre, è questo vassoio girevole. Io lo volevo un pochettino più alto, però per adesso va bene questo. Poi vedrò se prendere quello più alto perché l'ho visto che era un pochettino più alto. Ed è il vassoio, non so come farvelo vedere, è il vassoio girevole. Vedete? È fatto in plexiglass, in plastica, trasparente. E questo io lo volevo per appoggiare i prodotti che io sto utilizzando in questo periodo, che siano tipo la mia skincare. Perché io ho il piatto così girevole a forma di torre che, dove metto i fondotinta che sto utilizzando, la crema che sto utilizzando e tutto. Questo mi serviva per utilizzare come piatto per la skincare, mettere tutto qua e trovarmi tutto a portata di mano. Ma ho visto svariati video anche su TikTok dove posso utilizzarlo sia per la cucina, sia per il frigorifero, sia per il bagno sotto. Quindi credo che ne prenderò altri. Questo, se non mi sbaglio, era sulle 7 euro e c'erano di diverse dimensioni, anche colori. Io ho preso quello trasparente perché qui ho i contenitori in plexiglass presi anche da Primark, che sono tutti trasparenti, quindi preferisco fare tutta una linea per quanto riguarda la postazione. Poi andiamo avanti. Faccio vedere prima questo sacchetto. Ho messo qualcosa nel sacchetto. Per quanto riguarda la pulizia, ho preso anche questi due, che ve li faccio vedere, che sono dei dispenser per il sapone. Questo io ho visto vari video su TikTok e anche da altre parti, quindi per curiosità l'ho voluto prendere. Ovviamente dovete inserire qua dentro il sapone e poi pigiando il fiore, perché vi esce diciamo la schiuma a forma di fiore, pigiando automaticamente vi esce il sapone in forma di schiuma. Questi dovrebbero essere tutti e due a forma di fiore. Poi li utilizzerò e ve li farò vedere anche su TikTok. Ho preso queste due, uno lo metto qui e uno lo metto sotto. Mi piaceva tantissimo e quindi li ho voluti prendere. Poi mi piace anche il fatto che tipo fanno a forma di fiore, comunque è una cosa molto carina. Io avevo l'altro, però ho preso anche questi. Mi piacciono come, diciamo, oggettistica. Poi vi faccio vedere qualcosa che ho preso per Chloe, che già è stata usata, infatti è un po' sporca. Questa è la spazzola per togliere i peli di Chloe. Ovviamente questa è la spazzola che ha utilizzato mio figlio in macchina, infatti è tutta sporca, perché io ve la faccio vedere, ma è tutta lercia. E questa, ovviamente, questa spazzola la passate sulla tappezzeria della macchina oppure sul divano e vi accumula, diciamo, tutto lo sporco. Poi con il tasto qui in basso aprite e qui dentro vi faccio vedere che è anch'esso sporco, cioè per farvi vedere che l'ho utilizzata veramente, e qui poi avrete tutti i peli, li dovete togliere e lavare. Io ve l'ho fatta vedere perché la stavamo utilizzando di nuovo, quindi ho detto aspetta, gliela faccio vedere e poi la togliamo dal sacchetto. Sempre per quanto riguarda Chloe, questo lo metto giù, sì. Sempre per quanto riguarda Chloe, ho preso due cose, una sempre per quanto riguarda il lavaggio dei vestiti, perché spesso ci capita che nelle magliette, nei pantaloni o di qualsiasi altro posto ci siano dei residui di peli di Chloe, ovviamente. E quindi ho deciso di prendere questo oggettino, che è un pesciolino raccogli peli, credo che sia, che ho visto su TikTok, e quindi l'ho voluto prendere anche per un prezzo irrisorio, quindi diciamo volevo provare. Speriamo che funziona. Comunque questo, e quindi questo si mette nella lavatrice quando fate i lavaggi normali. Poi, sempre per quanto riguarda Chloe, ho preso il
diciamo la ciotolina, che non so se si vede, ma c'è il riflesso, un cagnolino, vedete la sagoma di un cagnolino, e questa è una ciotolina che voi potete portare dietro, potete mettere i croccantini oppure la potete utilizzare per mettere l'acqua del cane. A me piace tantissimo anche il gancetto, quindi lo posso agganciare nella sua catenina quando la portiamo fuori, dove c'è il sacchetto, dove c'è l'osso, dove si trovano, diciamo, i sacchettini per la cacca, la cacca dei cani, e quindi la metto agganciata assieme all'osso, così, sono cose che non dimenticherò a casa. Poi andiamo a pescare sempre qui, aspettate che mi prendo tre oggetti e poi la poso. Poi, continuando, vi faccio vedere cosa ho acquistato per me, ed è questo massaggiatore per la schiena. Io l'ho preso perché quando mi lavo mi piace anche massaggiare, diciamo, la schiena. Io utilizzo il guanto per esfoliare il corpo, ma volevo prendere anche questo perché con i dentini così io ce l'ho per fare la pulizia del viso, e quindi l'ho voluto prendere anche per la schiena. Volevo vedere come mi trovavo, se mi trovavo bene, e ha sia questi con i dentini così tipo in silicone. Invece nella parte dietro è così, con le tipo borchie in rilievo, ovviamente sempre gommata. Volevo provarlo, ero molto curiosa e quindi l'ho visto, sempre perché diciamo vanno in giro questi video e sono molto carini da vedere e da provare. Poi ho preso questo, che è un roll-on che toglie la lucidità sul viso, specialmente in estate, ed è fatto così piccolino, sembra veramente un balsamo per le labbra, ed è fatto così. E questo si utilizza tipo nella zona T, se siete lucidi, lo potete utilizzare benissimo. E quindi l'ho voluto prendere anche per testare, diciamo, come prodotto. Questo qui l'ho visto sempre nei video e mi sono messa, diciamo, curiosità, perché in estate io mi lucido di più. Io ho una pelle secca, però in estate la mia zona T si lucida tantissimo. Poi in questa confezione troviamo il prodotto che io bramavo in assoluto, che è la cipria, questa qui di Shiglam. Io ho preso la Translucent perché era quella che mi interessava. Preferisco utilizzare una cipria che non dà colore. E la cipria in questione è fatta così, l'avete già vista in tanti video. Si apre, se riesco. Qui ha uno specchio e qui c'è la cipria compatta. La cipria compatta, e poi nella parte sotto c'è la cipria in polvere. Questa la voglio provare anche perché hanno detto che pialla tantissimo e quindi sono molto molto curiosa. Come vi ho detto, ho preso la traslucente perché non voglio altro colore sul viso. Poi, sempre per quanto riguarda make up, ho preso un bel po' di cose. Allora, ho preso uno struccante che dovrebbe essere questo, sì, Makeup Remover, uno struccante, sempre ovviamente della linea Shiglam, che dall'aspetto mi è piaciuto tanto. A parte che è rosa, quindi già la confezione mi piace tantissimo, è in plastica. E poi, svitandolo, qui abbiamo diciamo, il dosatore, che ha una specie di... Questa è una cosa che mi piace tantissimo perché ha una specie di pellicola di sopra, cioè di plastica, scusate, di sopra, che voi la dovete togliere perché è sigillata. Ed è una cosa molto utile, specialmente con prodotti che vengono da lontano. Quindi mi è piaciuta tantissimo come confezione, però ovviamente la devo utilizzare per provare e vedere se toglie il make-up, specialmente il make-up degli occhi, perché sto notando che spesso non mi toglie il bifasico di Fior di Magnolia dell'Eurospin, non mi toglie il make-up degli occhi, nel senso lo toglie malissimo, devo strofinare un pochettino e mi dà fastidio. Quindi sinceramente non mi sto trovando bene con quello di Fior di Magnolia. Poi arriviamo a Stefania Passione Spugnette.
Mi sono sbizzarrita. Sapete tutti che ci sono un bel po' di spugnette per quanto riguarda Chiclem e io ne ho volute provare alcune. Ho preso questa confezione piccolina, che è molto molto carina come si presenta. Non so se mi devo avvicinare, sinceramente. La confezione è questa. Vabbè, anche messa così si vede, giusto? La confezione è questa. E la spugna in questione è quella a forma di pesca, è bellissima, proprio al tatto anche morbidissima ed è tagliata in questo lato, non so se si vede, in questo lato è tagliata e poi è fatta tutta proprio a forma di pesca con il culetto anch'esso un po' tagliato. Quindi lo potete utilizzare sia in questa maniera che in questa. A me piaceva tantissimo la forma e tutto, così non ce l'avevo, nel senso ce l'avevo di Colourpop, ma ovviamente la dovevo provare anche per quanto riguarda Chiclem. Questo ovviamente le proveremo insieme. Poi, mentre ho fatto l'ordine, c'erano dei prodotti scontati, tra cui questa spugnetta, e l'ho voluta prendere, per quanto riguarda Halloween, ed è fatta a fantasmino, è semplicissima ovviamente. Non è morbida, sinceramente credevo fosse morbida. La proverò a bagnare, se non sarà morbida e sarà dura come la sto sentendo adesso, la tengo come esposizione e non la utilizzo perché le spugnette dure non mi piacciono. Poi ho preso queste tre confezioni per quanto riguarda le spugnette. Ne ho visto vari tipi e ne ho prese tre proprio per provare, diciamo, questo tipo di spugnetta, perché ha anche la sua custodia. Allora, la spugnetta in questione è questa ed è tutta sagomata, vedete, ha le due punte qui e poi le due punte più lunghe qui. È ottima come diciamo spugnetta perché io la volevo utilizzare proprio per il fondotinta e anche per il correttore, quindi andare nelle parti più piccole, sia così che così. Anche tenendola in mano, devo dire che mi piace come spugna. E poi ho preso anche la custodia, cioè veniva venduta con tutta la custodia e devo dire che è un'ottima cosa. Questa è in plastica dura, quindi non vi consiglio di portarvela in giro perché è in plastica dura, però io li utilizzo. Questa era quella che avevo preso dal Lidl, vedete? Su per giù la dimensione è quella, io li metto qui dopo che finisco di truccarmi, così poi la vado a lavare, ma non, diciamo, non si sporca così tanto come se fosse al di fuori della confezione, perché poi oltre a metterla qua dentro io la metto nei cassetti. E quindi questa è una. Poi veloce veloce vi faccio vedere quella beige, che sarebbe questa. La forma è uguale. Vedete, la forma è uguale, solo la spugnetta è beige. E poi ne ho presa una verde. Questa è arrivata un po' scassata, nel senso la scatolina è arrivata un po' distrutta. E questa è quella verde. Molto molto belle queste spugnette. Poi le proveremo insieme, ovviamente, e vediamo cosa possiamo combinare. Poi andiamo avanti perché ancora non ho finito. Allora, per quanto riguarda la cucina, ho preso svariati oggetti perché mi piaceva il fatto di vedere tutti questi utensili da cucina, anche come per riordinare un pochettino la cucina. Quindi ho voluto prendere questo, che adesso apriremo, che è un appoggio, diciamo, sacchetto. Per quanto riguarda l'organico, io lo utilizzerò come sacchetto cioè gancino per il sacchetto dell'organico. Allora, questo si aggancia fate conto che questo è lo sportello della cucina, questo si aggancia così e io gli posso mettere sia come si dice, l'asciugamanino e sia il sacchetto per la spazzatura, perché di organico passo ogni 2 giorni, quindi il sacchetto io lo utilizzo piccolo così riesco a spostarlo velocemente e quindi lo potete mettere qui. O potete mettere qualsiasi cosa, le asciugamani, potete mettere anche altri tipi di oggetti, però mi piaceva tantissimo per questa, diciamo, mi serviva per questa cosa. Un'altra cosa che ho preso per Chloe
Che meno male che non è una bambina, perché sennò le avrei comprate i vestitini pure. Comunque, ho comprato questa spazzola per togliere i peli, infatti già un pochettino. Si sono peli di Chloe. L'abbiamo utilizzata. Allora, sì, sono ritornate. L'abbiamo utilizzata perché oltre che ha il manico abbastanza, non dico pesante, però tipo l'impugnatura è ottima. Potete togliere ovviamente il pelo del cane massaggiandola, perché questi dentini gli faranno dei massaggi, ma la cosa che mi piaceva di più è il fatto che schiacciando questo bottone, vedete che si sposta tutto? Non so se si vede. Vedete? E si sposta, quindi se avete i peli all'interno vi sposta tutto, così potete anche prelevare i peli e buttarli, ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, infatti la volevo prendere. Poi un'altra cosa che ho preso per quanto riguarda la pulizia di casa è questo oggettino qua. Dice che cos'è, avendo di norma è così, giusto? Sì, dovrebbe essere così. Comunque, questo, togliendo le spugnette, comunque dovete inserire le spugne. Vediamo se riesco, almeno con una. Allora, così è chiuso, ovviamente lo potete anche aprire. E questo serve per le fughe, per quanto riguarda le persiane. Io ho le persiane, le veneziane, e ogni volta si sporca proprio all'interno della fuga. E quindi questo, bagnandolo e tutto, potete utilizzare per pulire le fughe e anche le zanzariere. Se voi avete le zanzariere nelle stanze, sapete tutti che dove passa la zanzariera, dove passa la zanzariera, in quel corridoio residua tantissimo la polvere. Io la faccio con l'aspirapolvere e tutto, però gli voglio passare tipo il mojo, però non ci entra il dito, ma così credo di riuscirci, quindi vi farò sapere. Non lo so, è la prima volta che l'ho acquistato, quindi vi farò sapere. Un'altra cosa che ho acquistato è questo, ed è un dispenser per quanto riguarda il sapone. E questo va messo in cucina. Il dispenser è fatto in questa maniera, ve lo faccio vedere, ha il tubicino, vi danno anche la spugnetta, quindi qua mettete il detersivo dei piatti, lo chiudete, vedete? Il detersivo dei piatti, lo chiudete e mettete la spugna qua sopra. Quando dovete prelevare il sapone da qua dentro, pigiate, non so se si vede. Pigiate, vedete che si muove? Pigiate qui e vi esce il sapone, quindi avete tipo pigiate e lavate i piatti. E ora una cosa che mi piaceva, sempre per quanto riguarda questi benedetti video di TikTok, mi fanno diciamo comprare anche oggettini un po' più particolari. Poi, sempre per quanto riguarda la cucina, ho preso varie cose, tra cui questo. Aspettate che ve lo apro anche questo. Questo oggettino si attacca o dentro lo sportello o dove volete voi. Ed è questo oggettino, vedete c'è l'adesivo, voi mettete l'adesivo dietro e questo oggettino, vedete che c'ha questi dentini in silicone. Voi potete inserire o l'asciugamano o tipo un sacchetto o la qualunque cosa. E questo l'avevo pensato per dentro lo sportello, per mettere il piccolo asciugamanino che ho quando lavo i piatti. E ho preso questo, ho preso tantissime cavolate, ma che vedo che sono utili, quindi le ho voluti prendere. Poi, per quanto riguarda i tubetti, io ho svariati tubetti, tipo che utilizzo il concentrato, oppure il dentifricio, oppure le varie creme che ho qui nella postazione. E quindi ho preso questo, che è quello di ferro, che si usava tanto tempo fa. Questo qui si trovava anche nelle confezioni non mi ricordo se era carne scatola, che poi agganciavate questo e poi rotolate e si spremeva il tutto. Ma io ovviamente ho voluto prendere anche altri due di quelli normali, che ve li faccio vedere. Di questo ne ho presi due perché uno lo voglio ovviamente mettere sotto per quanto riguarda il bagno. E questo è il gancino, vedete il gancino? Qui,
mettete il prodotto e poi lo girate e lui si stringerà, perché c'è la fessura ovviamente dove inserire il tubetto. Che so, vi faccio vedere, metto questo qui di Benefit. Aspettate un minuto, aspettate un minuto. Vedete, qui c'è il prodotto, poi girate e ovviamente sale tutto. Ed è ottimo perché così non trascurate nemmeno una goccia del dentifricio o di qualsiasi altra cosa. Mi serve anche per quando faccio la tintura, che nel tubetto della tintura ogni volta per schiacciarlo è un'impresa, perché non esce tutto, ci facciamo male le mani, quindi stiamo per finire. Ho preso un eyeliner che questo qui, questo eyeliner mi è stato consigliato proprio spassionatamente da Eleonora Mocio. Mi ha detto: Stefà, comprati questo eyeliner per quanto riguarda le ciglia finte, perché io non le so mettere. Mi fa: comprati questo che riuscirai a metterti qualsiasi ciglia finta. E quindi ho voluto prendere questo. Spero di aver azzeccato il prodotto. È fatto così e ovviamente è questo. Vedete, a forma di eyeliner. Quindi mettete l'eyeliner vicino alle ciglia e poi applicate le ciglia finte. Lei dice che si trova benissimo e quindi l'ho voluto prendere anch'io. Me l'ha consigliato, mi ha detto prendilo, 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 e quindi preso. Adesso vi faccio vedere due prodotti per quanto riguarda la postazione del make-up. Uno tra tutti è questo qua, che è un porta sia oggettini qua sopra e sia per quanto riguarda le veline. Adesso ve lo faccio vedere. Lo apriamo insieme perché non l'ho aperte. Queste cose le ho tenute qui di lato senza toccarle minimamente. Ed è questo, sì, questo è un capello mio. Ed è questo oggettino qua. Qui potete mettere le veline o salviettine. Io le veline già ce l'ho nella confezione, e qui metterò le salviettine, così posso uscire le salviettine da questo lato. E qui potete utilizzare mettendo qualsiasi cosa. Io sono indecisa tra metterlo qui nella postazione o sotto nel bagno. E qui potete mettere o i pennelli, matite, la qualunque cosa. Qui avete il dispenser per uscire le salviettine. Mi piaceva tantissimo e l'ho voluto prendere. Poi un'altra cosa che ho preso sono questi qua, e questi mi servono per le matite labbra. Ve ne faccio vedere uno perché sono tutti e due ovviamente uguali. Ne faccio vedere uno. Sono tutte e due uguali. Soltanto che, visto che la mia postazione è fatta di nero e trasparente, ne ho voluto prendere una trasparente e una nera. E sono questi, come si mette così? Questi dispenser per le matite. Qui potete mettere le matite di le varie dimensioni, vedete? Se sono più lunghe, se sono più piccoli, li mettete qua e potete utilizzarle benissimo, vedete? Così li metto a fianco perché in base a come ho sistemato la mia postazione ci sono dei spazietti vuoti e io gli metterò le matite. O le matite o i rossetti liquidi. Vediamo. Quello che mi verrà in mente gli metterò. Comunque è ottima come cosa. E l'ho presa, come vi ho detto, sia trasparente che nera. Che nera, che sarebbe questa. Poi ovviamente appena finisco di preparare tutta la postazione vi farò ovviamente un video adatto. Poi fatemi guardare un po' se ho detto tutto, vi ho fatto vedere tutto, se non mi sbaglio sì. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Ditemi se avete utilizzato questi prodotti, se anche voi come me vedete video su TikTok, vi piace qualcosa e la comprate subito. Io ovviamente sto parlando di queste sciocchezze. E se avete da consigliarmi altri oggetti per quanto riguarda sia la postazione make-up, sia anche diciamo la sistemazione delle cucine e tutto.
Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!